Cristi, guardami. Voglio che ricordi una cosa. Perché molto spesso la gente, quando ottiene delle cose belle, poi cambia. Noi siamo arrivati qui lavorando duro, con pazienza e umiltà. Perciò voglio dirti, non pensare mai che il mondo ti debba qualcosa, perché non è così. Il mondo non ti deve niente. Ero la prima della classe al liceo, sono stata ammessa in un'università di prestigio. Sono qui perché i miei genitori stanno divorziando. Sai cosa sei, Terry? Una fuga di gas. Non ti vediamo, non sentiamo il tuo odore, ma ci stai uccidendo in silenzio. Forse i tuoi sogni sono in stand-by per ora. Non è male vista così. Sei bellissima. Potevi sposare chiunque, un medico, un avvocato, un uomo in gamba, invece di questo non so nemmeno come definirlo. Ti sembra il momento di parlare di questa cosa? Io credo che l'ordinario incontri lo straordinario ogni singolo giorno. Ho grandi ambizioni e grandi idee. Stiamo lavorando su un'invenzione, è una cosa molto seria. In vita sua non ha mai gestito un'attività. È colpa mia, le ho fatto credere che poteva essere più di una casalinga disoccupata. Non voglio fare la fine della mia famiglia. Devo fare le cose per me stessa una volta per tutte. Ok, allora buon viaggio, ci siamo. Quando cresci, entri in un mondo pieno di ogni genere di cose. Soldi. Crimini, tradimenti. Sembra che tu ci stia minacciando. Puoi pagare di più. Non posso, e non lo farò. E ti rendi conto che l'unica cosa che avrai è quello che crei. Sei in una stanza e c'è una pistola sul tavolo. L'unica altra persona nella stanza è il tuo principale concorrente. Solo uno di voi può prevalere. Prendi in mano la pistola, Joy. Prendo in mano la pistola. Ascoltami, non parlare mai più, per conto mio. Sono affari miei, e basta. To love somebody, to love somebody.